Allora, ci troviamo a Marino con Francesco Zero nella sua esposizione al Museo Mastroianni insieme all'artista Benaglia. Francesco Zero è uno scultore e crea delle fusioni in bronzo dal dinamismo animale a quanto posso vedere. Gli chiediamo di esporci qualcosa di questa sua poetica. Sì, sono Francesco Zero, attualmente anche direttore del Museo del Giocattolo di Zagarolo, però naturalmente la mia estrazione di scultore mi riporta molto spesso a ritornare alla mia attività principale, che è quella di scultore. La mostra si intitola Materia d'artista e c'è il bilanciamento tra il pastello di Enrico Benaglia e la cera di Francesco Zero. Questo perché io da un po' di anni ho cominciato a preferire la modellazione della cera da fusione, che è proprio la cera viene utilizzata nell'ultimo passaggio prima della fusione, anziché la creta che mi allungava molto i tempi. Una cosa che io amo sottolineare è la tempestività che la cera mi dà di realizzare il momento dell'ispirazione. La velocità con la quale posso modellare, raffreddare e mantenere la figura in cera rispetto ai tempi lunghissimi che ti obbliga a mantenere la creta, mi consentono di essere ancora io stesso a cominciare e chiudere l'opera con la stessa sensazione emotiva con la quale ho cominciato. In realtà questo per me è l'elemento principale che deve contraddistinguere un artista che realizza l'attimo fuggente, perché nel tempo di realizzazione che si allunga nella settimana, nel mese, nei mesi addirittura, non è più la stessa persona che ha cominciato a lavorare, si trova un'altra, cambia l'atteggiamento, cambia l'emotività, cambia l'emozione, e quindi per me questo è l'elemento principale. E quello che io ricerco è il movimento, diciamo una filosofia molto spicciola, ma in realtà secondo me la ricerca del movimento è orizzontalmente l'elemento che contraddistingue qualunque opera, soprattutto forse quella scultorea, nella quale il movimento è ricercato in modo forte, perché effettivamente è una realizzazione di un materiale che ha nell'immobilità purtroppo il suo difetto e che si esprime invece in modo libero e totale quando si trova a realizzare, a riprodurre figure in movimento. Quindi la ricerca del movimento per me è l'elemento principale che caratterizza tutte le opere. E l'altro elemento che voglio sottolineare è questa situazione di esposizione voluta e progettata da Serena Borghesani, che è la curatrice della mostra, con la quale noi abbiamo individuato sì 10 sculture, 10 elementi, però nello stesso momento abbiamo l'unità di presentazione che è data da questa linea di una spina dorsale di un dinosauro che raccoglie nell'unità del suo genere, del suo essere vivente, un'unica situazione che è quella del movimento. Ancora più ho voluto raccogliere l'idea del tutto in uno con una visione di uno specchio posizionato in fondo alla linea delle sculture che con un sol colpo d'occhio raccoglie l'idea del tutto in uno. Illustraci una per una queste vertebre vibranti, diciamo. Sì, qui naturalmente l'animale, il cavallo innanzitutto si presenta come l'animale, la figura più facilmente mobile, e quindi ecco perché tra le preferite degli scultori, perché il cavallo dà la sensazione della libertà e del movimento nello stesso momento, e questa infatti il cavallo domina frequentemente nelle figure che realizzo come questa, e praticamente diventa quasi una scusa quella di utilizzare il cavallo, perché la figura che sta per cadere o che si diletta nel cavalcarlo assume necessariamente anch'essa una posizione assolutamente mobile, mai immobili, questo è il senso. La più ferma forse è questa, che ricorda un po' l'inizio dei miei lavori, con l'amore che ho sempre nutrito per l'artista Giacometti. E poi c'è qui un'altra parte molto importante del mio lavoro, cioè quella che vede la parte surreale accostata alla parte reale. In questo caso noi abbiamo una scultura che si intitola Il sogno di lei. In realtà noi vediamo qui la figura reale che sta sognando, sta desiderando e sognando soprattutto la figura che è in alto, che è una figura surreale, in situazione assolutamente irreale, e già anche questa parte del braccio di lei che rientra nel sogno e nel surreale acquista una situazione, una figura diversa che non è più il braccio della realtà. Anche questa è la stessa situazione. In questo caso ho voluto immaginare uno specchio in verticale, non in orizzontale, uno specchio che riproduce la figura in alto, ma anche questa è una situazione voluta e ricercata per ottenere il massimo della mobilità. Qui c'è un richiamo alla psicologia interiore probabilmente. Sicuramente, sicuramente. Mentre là c'era magari la ricerca ideale del compagno ideale, forse, sì, sì. Forse qua c'è un richiamo al nostro io nascosto. Personalità, alla propria personalità, sicuramente. Del resto anche la linea delle figure è sempre arcuata. Cioè, praticamente l'arco intende la tensione che si ottiene con il movimento. E anche magari il fatto che la dimensione umana non è mai lineare. No, infatti se la tensione, la linearità non rende l'idea. Anzi, io ho utilizzato più avanti, questa è una figura di Vittoria che ha avuto un premio interessante a Parigi, mi ha fatto eleggere e nominare artista dell'anno del 2014 nello spazio di Christian Peugeot su Champs-Élysées, accanto all'Arc de Triomphe. Ancora qui utilizzo degli oggetti per sottolineare ancora il movimento e dare una struttura a un gioco, in realtà, che significa movimento. In questo caso anche la danza, per esempio, è la scusa per poter testimoniare del movimento. Ogni passo di danza è una situazione che destabilizza dall'immobilità. Torna ancora il cavallo, ma in questo caso, come ti dicevo, invece la linea retta che si contrappone alla linea curva sottolinea ancora a maggior ragione l'arco e la curva, e quindi conferisce maggior movimento alla totalità dell'immagine. In che modo le tue opere si coniugano con i pastelli? Con i pastelli intanto diciamo che Enrico è un amico, quindi parte tutta l'idea da questa amicizia forte che si è concretizzata in una fonderia che è la Fonderia Anselmi, tra le fonderie più conosciute a Roma. In realtà anche le sue figure sono sempre in volo, sono sempre in movimento, sono sempre leggere e leggerissime, e sono dei giochi. Alla fine potrei accostare il movimento mio esaltato fino all'impossibile, al surreale, al gioco che invece contraddistingue in modo caratteriale anche il lavoro di Enrico Benaglia. Quella bacheca esprime, allora, diciamo... Il titolo dell'esposizione è Materia d'artista, quindi... l'organizzatrice, la curatrice della mostra ha voluto trovare un angolo nel quale i materiali che noi utilizziamo fossero esposti e presentati così per il pubblico, e infatti nel mio caso, per esempio, ho portato tutte le componenti della cera da fusione. Noi abbiamo qui questa mezzaluna, è praticamente la cera vergine delle api, questa è la parte fondo che dopo il trattamento dell'alveare stesso, alla parte alta si posiziona il miele, Nella seconda parte si posiziona la cera vergine e poi il fondo purtroppo è quello degli animali che sono rimasti all'interno dell'alveare nel momento in cui viene preso e non sono riusciti a fuggire, per esempio. Ma questo caratterizza ancora di più il fatto che la cera è assolutamente vergine, totale. Poi le altre componenti sono la pece e la paraffina. Le tre insieme compongono queste scaglie che vedete sono di cera e quella che viene utilizzata per la fusione nell'ultimo momento, la cera persa, perché la sua capacità di temperatura, di raggiungere la temperatura massima è fantastica ed è velocissima, quindi consente anche un rapido fluire, diciamo, del bronzo quando arriva, perché poi nel momento della cottura la cera fonde e brucia cuocendo le pareti del refrattario che lo contorna. Il refrattario rimane vuoto dello spazio che era occupato dalla cera e sarà lì che verrà colato il bronzo. E c'è anche un progetto, in questo caso è con un'anima di metallo. Io in genere non realizzo questa tecnica perché la cera anche senza l'anima riesce ad avere una sua consistenza. In questo caso però, per rendere più chiara l'idea della lavorazione, ho voluto esporre e presentare uno dei progetti che sto per realizzare, che è invece ottenuto attraverso una primaria lavorazione del filo di ferro che mi mantiene l'idea che voglio realizzare. Poi verrà coperta e poi si otterrà la figura completa che verrà fusa poi dopo. E c'è anche la parte del bronzo. Quella tavola bianca è la paraffina più industriale che viene realizzata e venduta così in pacchetti. E poi c'è la pentolina nella quale viene scaldata la cera per poterla poi modellare, perché arrivata a una certa temperatura la cera diventa modellabile come la creta. Ed è bellissimo poterla modellare con una facilità che ti ricorda la creta, con la quale ogni artista, ogni scultore comincia a lavorare. È la stessa identica, solo che quando tu hai ottenuto la figura basterà immergerla in un catino di acqua fredda e diventa immobile, fredda, dura, fortissima e si sostiene anche senza impalcatura come era necessario invece con la creta. Perfetto. Ringraziamo Francesco Zero per averci introdotto alla sua poetica. Grazie. E gli facciamo i migliori auguri. Grazie a voi. A presto.